Nell'Ottocento era il cane favorito della regina Vittoria. Oggi lo conoscono tutti ad ogni angolo della terra e tutti lo amano. È lui il vero Apollo delle razze canine. Ma è anche un cane dolce, docile, intelligente e versatile. Può essere adibito a qualsiasi lavoro, da quello di pastore a quello di cane guida. Tutto questo dovrebbe farne un cane diffusissimo, che si incontra ad ogni angolo di strada. Invece no. Tutti lo amano, ma pochi lo scelgono, come se una strega cattiva e invidiosa avesse gettato un maleficio su tanta bellezza. La realtà è che in questo caso l'abito fa indubbiamente il monaco. Merito di Lassie, certo, ma bisogna anche chiedersi perché Lassie sia diventata così famosa in tutto il mondo. Cinema e TV sono stati pieni di cani bravi e simpatici quanto lei, ma nessuno ha mai raggiunto la sua popolarità. Il merito, ancora una volta, è dell'aspetto fisico. È sicuramente il cane più bello, elegante, maestoso dell'intero panorama canino. Purtroppo, il motivo, per assurdo, va ricercato ancora una volta nel pelo. La stessa particolarità che lo rende tanto famoso e ammirato, infatti, spesso spaventa chi vorrebbe acquistarlo. Insomma, non si tratta del pelo setoso, finissimo e facile ad annodarsi di tanti cani a pelo lungo, ma di un mantello rustico, che ha bisogno solo di un'energica spazzolata quotidiana, più o meno come quello di un pastore tedesco. La toilettatura quotidiana di un collie da compagnia richiede circa 20 minuti. Non solo, va lavato meno possibile, perché lo shampoo toglie al mantello la sua ruvidezza, che è un'importante caratteristica di razza. Una cosa è certa. I primi collies erano rustici pastori, capaci di trottare indefessi per intere giornate alla guida del gregge. Oggi il cane mantiene intatte tutte le caratteristiche psicofisiche che gli permetterebbero di svolgere ancora questo compito, ma sono in pochi ad usarlo ancora sul gregge. Sono in pochi anche a usarlo per compiti utilitaristici e sportivi. Non certo perché gli manchino le doti necessarie, ma perché ancora una volta il pelo lungo lo penalizza rispetto a cani più facili da gestire. Così il collie moderno è soprattutto un cane da compagnia e da show. Solo in rari casi viene usato come cane da lavoro. E questo è un vero peccato, perché la razza rischia di perdere l'attitudine naturale che la rendeva preziosa sui pascoli dell'antica Scozia. È un cane dolcissimo, bisognoso di affetto, ma capace di darne assai più di quanto ne riceve. Tenerissimo con i bambini, non si limita a sopportarli, ma gioca volentieri con loro. E proprio come la famosa Lassie, è disposto a tutto per difenderli. Il cane teme tutto ciò che non conosce. Quindi un cane abituato a vedere persone e bambini, a giocare con loro e ad essere accarezzato da tutti, sarà sempre gentile e simpatico. Questo non gli impedirà certo di fare la guardia. Gli impedirà invece di temere l'uomo e di comportarsi in modo imprevedibile o addirittura pericoloso. Il collie è un vero atleta e per restare in forma ha bisogno di molto esercizio. Correre e giocare, ovviamente, è più divertente quando si è in compagnia. Ma questo non è un problema, perché il collie è quasi sempre amichevole con gli altri cani. Non ci resta che chiudere con un ultimo sguardo al nostro collie. Il cane più bello del mondo, ma anche uno dei cani più dolci, equilibrati ed amabili che esistono. Non innamoratevi del suo aspetto. Cercate di scoprire cosa c'è sotto. E scoprirete che il suo cuore e la sua anima sono molto più belli del suo mantello.